Non si vedeva più una macchina della polizia in tutto quanto il paese. Spacciatori di droga in qualsiasi angolo di tutte le città. C'è il giornalista sulla biciclettina di Del Gabibbo che va in giro a sputtanare migliaia di spacciatori che stanno tranquilli in tutte le piazze. Non c'è una macchina della polizia neanche se la paghi. Vigili urbani sono la mattina a fare multe a tutto spiano a tutti i cittadini. Da 2 mesi a questa parte ci sono per strada migliaia e migliaia poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili a non finire, non solo, tutti quanti con droni, apparecchi, missili, elicotteri. Ma per che fare? Per andare a cercare. L'altro giorno un subacqueo che stava a 200 metri immerso in mezzo al mare e qualcuno che fa la corsetta sulla spiaggia deserta. Ma qual è la logica di mandare un elicottero in mezzo al mare perché c'è un subacqueo che non dà fastidio a nessuno e sta facendo pesca subacquea a 300 metri dalla riva, senza ovviamente stare vicino a nessuno perché sta sott'acqua, e mandare un elicottero, 2 pattuglie dei carabinieri per farlo uscire dall'acqua? Ma siamo veramente matti? Ma siamo matti? Ma chi ha ordinato questa operazione? E soprattutto, come mai c'erano i giornalisti a filmare tutto questo? Rendetevi conto che si tratta di buffonate di Stato. Ma chiedo anche ai generali dei carabinieri che ci ascoltano, ma non è stata una buffonata italiana che poi mina anche la credibilità della nostra arma? Generali dei carabinieri che ci ascoltate, comandanti, ma scusate, ma non è vergognoso aver visto quel video in cui i carabinieri inseguivano in una spiaggia completamente deserta un povero disgraziato che stava correndo sulla battigia da solo senza neanche una persona alle 7 di mattina? E poi lo hanno inseguito nel paese con volanti, con le sirene. Ma non è una vergogna dello Stato? Se siamo così tra intimi adesso è perché la maggior parte dell'umanità è predisposta alla sottomissione. Bravo! Gente inconsapevole, gestita completamente. Chi ha capito ha capito, non ha bisogno di consigli. Chi non ha capito non capirà mai. Io non biasimo queste persone perché loro sono strutturati per vivere e basta. Cosa vuol dire vivere e basta? Mangiare, bere, respirare, partorire, lavorare, guardare la televisione, mangiare la pizza il sabato sera, andare a vedere la partita. Il mondo loro finisce lì. Non sono in grado di percepire altro. C'è invece un piccolissimo gruppo di esseri umani che sono difetti di fabbricazione. Voi siete difetti di fabbricazione. Perché siete sfuggiti al controllo qualità della linea di produzione. Siamo pochi, siamo eretici, siamo guerrieri. Che in fondo si assumevano loro la responsabilità di farmi violare una legge, la 152, perché il decreto, il DCPM non conta niente, cioè come gerarchia a livello legale è una legge. Poi pensate in un seggio, pensate se qualche anno fa noi avessimo dovuto entrare in un seggio già solo con una sciarpa messa così, voglio dire, tu devi entrare con un documento, devi entrare con la scheda elettorale e coperto, potrebbe essere mio fratello gemello, potrebbe essere chiunque altro. Quindi, già questo è una pagliacciata. Seconda cosa, gel, non gel, le matite, le cabine non vengono disinfettate dopo il voto. Quindi è un'altra stronzata. Perché non viene disinfettata? Teoricamente, se tutto fosse così, ogni cabina dovrebbe essere disinfettata alla fine di ogni voto. Invece questo non avviene, ti fanno solamente mettere un gel nelle manine. Ragazzi, il concetto è quello, mi ha preso nome e cognome, non so cosa farà, probabilmente, non lo so e non mi interessa, perché voglio dire, non ho solamente espresso una mia opinione, quindi non ho infranto una legge, anzi sono stati loro, infatti ho detto guardate che siete voi che siete in questo momento, mi state facendo infrangere una legge, sappiatelo, io la mascherina la metto, però mi state facendo infrangere una legge, ok? Perché ognuno deve prendersi le sue responsabilità, io l'ho messa la mascherina, non ho fatto lo splendido. Però cazzo ti faccio capire che tu stai facendo qualcosa che non va fatto. E anche se ricevi degli ordini, stai ricevendo degli ordini sbagliati. Quindi inutile che fai lo sbrone, ma a parte che avete sentito quella puntata, non è capace neanche a parlare italiano, sono in servizio, quindi voglio dire, poveretto, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso. Ma al di là di questo, voglio dire, è chiaramente che se è solo Ferrero Antonio a far notare queste cose, quello scrive Ferrero Antonio e poi sta tutto il giorno lì andare avanti e indietro a prendersi il suo stipendio e la cosa finisce lì. Ma se tutti quelli che entrano dicono quello che ho detto io, quello o sta tutto il giorno a prendere nome e cognome, quindi poi si romperà i coglioni
E allora cambiamo le cose. Ma se sono Ferrero Antonio, è sempre la stessa cosa, come quando siamo andati a Roma, sempre solo pochi, bravo, bravi, sì, fate bene, poi tutti gli altri zitti e pippa. Io purtroppo ho uno spirito ribelle, io sono un guerriero nato, quindi va bene così, però cazzo rifletteteci, è facile sempre dire bravo, fai bene, poi mascherina, facciamo tutto quello che fanno gli altri, andate tutti a dire che state facendo infrangere una legge, troviamo di nuovo la puntata della Valletta Cataprenta Nom, e beh, lo prenderai i nomi tutto il giorno, si romperà i coglioni, a qualcuno verrà in mente dire ma forse qualche cosa non va, ma finché siamo sempre i soliti noti non risolveremo niente. Buona votazione, mi raccomando, votate bene, almeno quello. È stata inoculata una dose all'unico volontario, il primo volontario, la persona volontaria, perché come sapete abbiamo scelto abbiamo preso questa decisione di non esporre nessun volontario reale, al di là di quelli che si presentano così, per tutela loro e della privacy, eccetera. La persona volontaria di stamattina, a questa persona è stata inoculata la prima dose, verrà tenuta qui in osservazione per 4 ore con tutta l'equipe clinica, dopodiché andrà a casa, verrà richiamata e verrà osservata per 12 settimane. Mercoledì prossimo, 26, ci saranno altri 2 volontari, poi a seguire, come ha detto il collega Ippolito, tutti gli altri fino a 24 settimane. Dopodiché, se tutto andrà come ci auguriamo bene e in questi tempi molto veloci, ci sarà la seconda e la terza fase che probabilmente faremo in un paese, perché al di là di quello che si dice, in questa fase in Italia non c'è questa catastrofe, non abbiamo tutti questi pazienti, tutti questi malati. Al di là di quello che si dice, in questa fase in Italia non c'è questa catastrofe, non abbiamo tutti questi pazienti, tutti questi malati. Andremo in paesi, probabilmente del Latino America, dove invece il virus è in una fase di crescita. Beh, prova a immaginare questi potenti, prova a immaginarteli, ok? Quando si siedono al tavolo, prova a immaginarteli, vedono la massa, noi in generale, tutti, come un enorme prato. Tu immaginati un enorme prato prima della primavera, no? Dove durante l'inverno rimane comunque tutto spento, non c'è niente. Poi quando c'è il cambio di stagione inizi a vedere questi fiorellini, no? Che iniziano a spuntare. Ecco, per loro ogni fiorellino che spunta è un inconsapevole addormentato che prende consapevolezza. È uno che diventa automaticamente un risvegliato, che dopo ci sia un percorso da lì, però è uno che inizia a capire, per loro è un problema. Ma spiegatemi una roba, torno subito, faccio, ok, abbasso un attimino. Cioè, ma voi provate a immaginare una madre che va a prendere, o un padre, che vanno a prendere i loro figli a scuola, no? E improvvisamente devo abbassare un attimo il volume, perché quando parlo ultimamente, io sono uno che ama la musica, ma quando parlo ultimamente, guarda, mi dà fastidio, anche la musica dopo un po' inizia a darmi fastidio ultimamente. Vabbè, ritornando a noi, una madre o un padre vanno a ritirare figlio da scuola oggi, perché oggi il video andrà domani, comunque oggi è il 21 settembre, quindi oggi è il primo giorno di autunno, no? E vai a prendere il figlio o la figlia, e la prima cosa, che questo foglio lo tengono in mano, anche lì io devo capire, ci sono delle cose a scuola che te le fanno portare a casa, delle altre, adesso non so con la storia del Covid come funziona, però io mi ricordo quando andavo a scuola, alcune cose le portavo a casa, alcune le facevo sul quaderno, alcune, ecco, io non so se dietro alla scuola, quindi a tutte le scuole, ci siano delle disposizioni che
magari, che ne so, i maestri leggono e dicono: ok, quest'anno dobbiamo fare questo, quindi questo mese c'è questo, e quindi poi ognuno si imposta un po' il lavoro come vuole. Non so come funziona bene nelle scuole, oppure ognuno per ogni classe, da ogni maestro, da ogni professore può fare un po' come cavolo vuole, sostanzialmente. Cioè, oggi è il 21 di settembre, il primo giorno di autunno, ok che oggi non ci sono le foglie gialle e rosse per terra, anzi alcune gialle forse le trovi anche, eppure anche rosse, perché se osservi bene bene bene, hai un giardino, capisci che i fiori a un certo punto della loro strada iniziano a diventare gialli, quindi è un segno che sta arrivando l'autunno. Ok, però oggi è il 21 settembre, non si può sperare di trovare niente di verde, tutto di rosso e di giallo, ma qualcosa sì. Bene, allora ti aspetti che un figlio, quando esce da scuola, ti dia un foglio: guarda cosa ho disegnato oggi, guarda cosa mi hanno fatto disegnare oggi, e ti aspetti qualcosa che possa riguardare questo. Perché io mi ricordo quando andavo a scuola, nella fase autunnale, e comunque i disegni erano autunnali, e invece mi fanno portare a casa un disegno così. Adesso lasciamo perdere i complottisti, i negazionisti e tutti questi termini che hanno voluto attribuire, perché in un qualche modo questi signori devono difendersi. E quindi devono darti o del pazzo o del malato mentale, che poi per qualcuno è la stessa cosa, del complottista, del negazionista, del no mask, del no vax. Queste ultime manifestazioni che hanno fatto anche a Berlino, ho letto degli articoli e hanno definito, cioè hanno, una roba, li vedi, è come se vedi qualcuno che si aggrappa in tutti i modi da qualche parte pur di, ecco, è la fine. Potete censurarmi ancora, potete censurare degli altri, potete, ma questa è la fine. Io non posso entrare domani mattina, perché se potessi entrare io domani mattina, prenderei il preside, la vicepreside, i professori, i bidelli, e chiederei a loro se c'è un piano, se c'è una strategia, se c'è una manipolazione di massa, o è psiche alterata, condizionata, o non abbiamo fantasie abbastanza. Non abbiamo problemi abbastanza che i bambini a scuola vedono le mascherine e vengono su in un determinato modo? Non ne abbiamo abbastanza? Dobbiamo far disegnare a loro la mascherina che vorrei, non l'autunno che vorrei, la mascherina che vorrei. E allora ti viene automaticamente, automatico, di farti delle domande. Io non ho potuto fare a meno di dirtelo e di fare un video, perché forse molti non lo sanno. Il primo giorno di autunno mi arriva a casa mio figlio con un foglio: guarda cosa mi hanno fatto disegnare a scuola oggi, guarda quanta ignoranza c'è a scuola, o guarda quanta manipolazione c'è a scuola, guarda, guarda. Capisci che se continui a guardare la televisione mi alteri ancora di più quello che è già alterato, e ti alteri di più te, quindi ti
fai il cervello di notizie che non dovresti farti, continuare a guardare i telegiornali, docenti che dicono ai genitori mi raccomando guardate i telegiornali, professori o maestri che fanno disegnare queste cose qua la seconda settimana di scuola, quando sanno che quello che sta accadendo è pericoloso per la psiche dei bambini, perché vengono su già in un determinato modo, e voi cosa gli fate fare? Io non posso entrare a scuola o all'asilo, perché altrimenti se potessi farlo chiederei delle spiegazioni a riguardo ai presidi, ai vicepresidi, ai professori, alle maestre, forse anche ai bidelli, forse. Ci vediamo nel prossimo video. Bye. Buongiorno, ben ritrovati. Video di qualche minuto, perché dopo quello che è successo ieri stanotte è indispensabile puntualizzare alcuni aspetti. Guardate, non intendo io rispondere a quella schiera, per fortuna minima, di persone che hanno l'abitudine a calunniare, a offendere, a sminuire, non apportando nessun contributo alla discussione, perché io sarei stato felice di partecipare a una discussione, a uno scambio di opinioni. E invece questa fetta, meno male è una fetta minoritaria, meno male sono contento, di quelli che si sono formati una cultura stando appiccicati 10 ore al giorno alla TV, sui vari canali, quindi sono fatti una cultura. Loro sono le persone che si sentono autorizzate a giudicare tutti, perché loro hanno impresse nel chip, nella memoria, delle informazioni. Quindi quella è una fetta alla quale non voglio rispondere. Io vorrei rispondere invece a chi ha percepito delle informazioni sbagliate che io non ho dato. Il messaggio che volevo dare ieri, e che ribadisco ancora oggi, è che ascoltando i numeri che ci vengono somministrati quotidianamente sulla base dei tamponi effettuati, in genere si potrebbe, oggi sarà tutto un condizionale, attenzione, perché c'è bisogno un attimino di lasciare un po' le cose sospese, non si possono dire le cose con certezza, quindi parleremo al condizionale. Quindi si potrebbe tranquillamente dire, qualcuno potrebbe pensare, che i 1200, i 1400, ma sapete, se aumentano il numero di tamponi, se arriveremo a fare 150.000, non 100.000, 200.000, non 150.000 tamponi, in proporzione aumenteranno i positivi trovati. I positivi trovati, dato che, ripeto, non si sono rivolti loro dal medico di medicina generale, dal medico di guardia medica, in pronto soccorso, era gente che stava bene, è stata tamponata. Quindi stiamo parlando sicuramente di positivi con le caratteristiche dell'assenza di sintomi, quindi positivi asintomatici. Passa, perché l'ho percepito anche dai vostri commenti, passa l'idea che questi 1000, 1200, 1500, 1800 positivi asintomatici siano tutti contagiosi. Io nel video di ieri volevo dire un'altra cosa. Molti l'hanno capito, ma c'è quella fetta che non riesce a capirlo. Una grossissima difficoltà, non li voglio definire così come vengono definiti quelli che, pur essendo dotati del dono della lettura e della scrittura, purtroppo non riescono a capire il senso di quello che si ascolta o di quello che si vede. Voglio semplicemente dire che questi positivi asintomatici, in minima parte, in piccolissima parte,
in linea di massima potrebbero essere contagiosi. Ma siccome passa l'idea, smentitemi su questo, che tutti i positivi asintomatici siano tutti contagiosi, allora si sta generando un panico indescrivibile, soprattutto in quelli che risultano positivi. Vengono considerati i positivi guariti, asintomatici, immunizzati, che circolano per la città, vengono considerati come degli untori e stanno vivendo sulla loro pelle, guardate, un isolamento sociale che non potete neanche immaginare. Allora perciò il mio intervento era teso a ripristinare un pochino di, come posso dire, di serenità nella gente. Non volevo offendere nessuno, non volevo smentire i colleghi virologi, i colleghi, assolutamente. Quello che dico io viene detto in TV anche da altri colleghi. Viene detto dal dottor Bassetti, da Zangrillo, vengono detti da tanti, ma mandate su web, molti colleghi parlano questo linguaggio, io non ho aggiunto niente. Che cos'è che ha scatenato questa reazione scomposta? Scomposta, ho letto dei commenti, ripeto, lascio perdere quelli calunniosi, perché quelli vengono veramente... non hanno valore. Io l'altro giorno ho detto, ma che cosa faccio con questi commenti o con questi giudizi che rasentano la calunnia o la diffamazione? Cosa ne faccio? Niente, li lascio lì. Li lascio lì, li lascio decantare. Sapete che cos'è che decanta, no? Li lascio decantare, perché non mi interessa rispondere a questi. Mi interessava un confronto, qualcuno che mi facesse delle domande, che mi dicesse, invece di dire, ma... è un odontotecnico, ma dove lavora? Ma... e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori dei confini della stessa Europa, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Questo è forse il momento, come non mai, dopo il 1989, in cui si impone come materia concreta di riflessione e poi di impegno la costruzione di un nuovo ordine mondiale. Je peux vous dire une deuxième chose. Nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Nel 1944, a Bretton Woods, i governanti si trovarono e definirono un nuovo ordine mondiale. Io credo che sia arrivato il tempo, ed è la proposta del libro, è stato scritto il protezionismo, stupidate. La grande proposta del libro è: se c'è una crisi della globalizzazione, una nuova Bretton Woods, cioè un accordo tra tutti i grandi governi del mondo per definire insieme le ragioni di cambio, di scambio, per finire col disordine globale e dare un ordine politico globale al mondo. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founder. Sure. Uomo moderno, adulto, eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, lasciati prenda per mano dal bambino di Betlemme. Non temere, fidati di lui.
la forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Поэтому действительно нужно по-настоящему, как бы это ни было сложно и трудно, заниматься созданием нового мирового порядка. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Nel corso anche di queste ultime giornate, nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si è discusso a lungo di che cosa significhi oggi nuovo ordine mondiale, nuovo ordine mondiale, nuovo ordine mondiale.